Nel 2011 era stato in cura per una forma di depressione. Il maresciallo dei carabinieri Alfredo Palumbo, 45 anni, che ieri ha ucciso la moglie di 42 anni e il figlio di 10, prima di suicidarsi in un appartamento al sesto piano del Civico 6 di Vico Bagnara, nei pressi di Piazza Dante a Napoli. Problemi che però, secondo quanto si è appreso, sembravano essere stati risolti. Già nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico sui corpi delle tre vittime. L'autopsia rivelerà l'ora esatta del delitto. Il maresciallo dei carabinieri ha ucciso con due colpi di pistola la moglie Consuelo Molese nella loro stanza da letto e poi nella sua stanzetta con altri due colpi il figlioletto Francesco, che avrebbe compiuto 11 anni il prossimo 2 novembre. Infine si è puntato la pistola Beretta d'ordinanza alla gola con la canna rivolta verso l'alto e si è tolto la vita. Mai una parola fuori posto, mai un litigio, non un indizio di difficoltà, sempre corretto, era semplicemente schivo ma non ombroso, anzi sorridente. I vicini di casa, i negozianti, le persone del vicolo non riescono a trovare un difetto nella famiglia Palumbo, anche se tutti sottolineano che erano estremamente ritrosi e riservati, quasi invisibili.